noi viviamo della generosità delle persone. In questo senso l'8 per 1000 per noi è veramente, no, il volano delle azioni, cioè la possibilità di dire ok, da questo che è veramente le piccole briciole di ciascuno che sono state messe insieme e sono diventate una condivisione vera, possiamo partire a camminare promuovendo delle idee che siano idee originali e cercando di avere una voce nostra, che poi non è una voce nostra, ma è il cercare di dare voce alle persone che non avrebbero nessuna possibilità di farsi ascoltare, che non avrebbero nessuna in qualche modo forza di contrattazione nel provare a portare avanti i propri interessi. Calafata per noi è stata un'iniziativa che aveva anche un valore altamente simbolico, perché partiva da un'idea molto semplice e anche molto chiara, l'idea del riscatto. L'idea del riscatto prima di tutto del territorio. Noi vediamo le nostre campagne sempre più abbrutirsi, diventare terreni di nessuno, no? E quindi abbiamo cominciato a pensare che potevamo riscattare quel territorio, farlo diventare un qualcosa di diverso. E insieme al riscatto del territorio potevamo provare a immaginare un riscatto per le persone che magari arrivavano e non avevano chiaro quale poteva essere un loro cammino qui, arrivavano da paesi dove c'era la guerra, arrivavano da paesi dove c'era una povertà veramente indegna in qualche modo, e però non sapevano ancora immaginare come avrebbero potuto costruirsi qui. Un riscatto anche per coloro che avevano perduto il lavoro, per esempio, o che erano a rischio di poterlo perdere. Ecco, il riscatto della terra e il riscatto delle persone. Anzi, il riscatto della terra attraverso il riscatto delle persone. Far nascere una cooperativa che fosse agricola e sociale e che, partendo da una produzione biologica di vino, di miele, di ortaggi, quindi di cose molto semplici e molto nostre, potesse in qualche modo creare un paradigma diverso, appunto, di accoglienza, di collaborazione, di bellezza anche, e di abitare, ecco. L'abitare per noi è una cosa importante, insomma, che abbiamo provato a riscrivere insieme alle comunità.